Fino a ieri sera parlavamo di scafisti cui bisognava inastrire le pene. Oggi stiamo parlando di una cosa diversa, Gelmini. Ma, insomma, se il ministro Crosetto ha detto questo, evidentemente avrà delle evidenze. Quello che mi sorprende è che in Parlamento si è appena tenuta un'informativa del ministro Piantedosi e non si è fatto riferimento, almeno nella relazione del ministro a questa presa di posizione. Quello che noi registriamo è che da parte del governo c'è un certo imbarazzo per il fatto che forse è stato rappresentato in campagna elettorale il fenomeno migratorio come un qualcosa che il governo sarebbe stato in grado nel primo consiglio dei ministri approvando i decreti Salvini a risolvere, in realtà forse l'attività di governo spinge la Melonia ad essere più cauta e al tempo stesso il governo si rende conto che gli sbarchi continuano ad esserci, che boom, la politica dei, dei porti chiusi, dei blocchi navali non è praticabile e forse anche ehm, la scelta di una postura in Europa più vicina ai paesi di Visegrad che ai paesi fondatori non è proprio una strategia che sta eh, portando risultati concreti e quindi un po' si alza l'asticella, un po' evidentemente delle criticità ci sono, però resta il fatto che sul tema dell'immigrazione che doveva essere il grande banco di prova del governo, dove il governo doveva dimostrare capacità di risolvere immediatamente il problema, così non è stato. Si tratta di un fenomeno eh, migratorio epocale e quindi la soluzione non compete solo al governo certo, italiano, certo, è anche in Europa.